E amici di YouTube di Fruit Lab, bentornati qui. Siamo finalmente arrivati all'ultimo video di PGR 3 Project Gotham Racing 3. Siamo a Resistenza Nürburgring, Championship finale. E come ho detto nello scorso video, lo andremo a fare con una nuova auto che vi vado subito a mostrare. No, non è questa. La McLaren F1 LM non è questa. Eccola qui, è questa qui, la Panos GTR 1 Coupé. L'andremo a fare con questa qui di auto, che ha anche una buona velocità, una buona tenuta di strada. Ok, allora amici miei, per il momento vi saluto, ci sentiamo poi per i commenti finali anche del gioco. No, a proposito, non stoppate il video, quello lì, perché all'ultimo andremo a fare anche una breve recensione di questo gioco, andremo a fare che cosa ne penso dopo tutte queste gare che ho fatto, tutto quanto e niente, i miei pensieri su questo gioco. Ok, allora amici, ci sentiamo poi alla fine del video. Ciao, a dopo.
Amici di YouTube, amici di Fruit Lab, TikTok, siamo giunti così al termine di questo gameplay di PGR3 Project Gotham Racing 3. Abbiamo fatto la championship finale a Nürburgring e adesso andiamo a dare i miei paragoni, il mio giudizio su questo gioco. Cosa ne penso io dopo che ho fatto più di 22 gare, 22, 23 trofei ottenuti, ecco, l'ho letto sopra. E niente, allora, che cosa dire? Io ho giocato a modalità facile anche per una questione per portare più rapidamente i video, e tanto non è che va a influire tanto su, sì, penso che andrà a influire anche un po' sul livello di intelligenza artificiale degli avversari, quello sì, quello lì, però più che altro, dato che ci sono parecchie sfide a tempo, il livello di difficoltà va a incidere su quello lì. Tipo, per esempio, se una sfida la devi terminare in 40 secondi, a livello facile hai, che ne so, 60, 80, un minuto per terminarla, per quello là. E questo è proprio il mio primo giudizio. Troppe sfide a tempo, troppe sfide a tempo, senza molti avversari, senza proprio qualche gara ci sono stati gli avversari, ma in tutte queste carriere che abbiamo fatto, ecco qui ve le faccio rivedere. Insomma, ok, ritorno all'ultimo perché se no si sente troppo alto il bip mentre parlo. E niente, la mia impressione è questa. Allora, poi la grafica, vabbè, è un gioco del 2005, ricordiamocelo sempre, insomma, alla sua bella età. Ah, uscito, mi pare anche era uscito per primo su PlayStation 2, se non mi sbaglio, e poi dopo è stato riportato su Xbox 360, se non mi sbaglio. È comunque un gioco del 2005, perché l'altro 2005-2004, se non mi sbaglio, dovrei andare a vedere su YouTube, adesso dal PC, ma non mi va quello lì. Scrivetelo voi nei commenti, qualcuno che l'ha giocato, se sa di quale anno è preciso, perché so che quello dopo, il 4, del 2009, che porterò anche quello lì. Adesso no, più in là porterò anche Project Gotham Racing 4 per vedere anche la differenza tra questo e il 4, tra il 3 e il 4. Andremo a vedere un po' la differenza più che altro di gare, perché la grafica non è in 4 anni quello là, però andremo a vedere più che altro il livello di gare, quello lì. Poi, che cosa altro dire di questo gioco, di questo Project Gotham Racing 3? La guidabilità delle autovetture? È difficile, a modalità facile. Io con il pad mi sono trovato su alcune vetture, per esempio la Lamborghini Murcielago era inguidabile, la Ferrari F50 GT era inguidabile, proprio niente, appena davi gas, dovresti regolare un po' meglio con il pad, la levetta dell'acceleratore, quello là, che la macchina se no si rigira, e specialmente quando freni è ripartenza, perché come ho detto qui gli aiuti non ci sono, quello della trazione e della cosa come in altri giochi più, non dico futuristici, più presenti a noi, più presenti, ma anche no, perché poi anche alti livelli di gioco di alti di gameplay di altri giochi hanno sempre negli aiuti il sistema della trazione, stabilità e tutto quanto. Questo gioco invece non ce l'ha. Poi vedremo il 4 che cosa cambierà anche sugli aiuti. E niente, per il resto ho visto alcuni video di YouTubers stranieri, perché italiani mi pare che solo uno ce n'era, che l'hanno giocato anche con il volante ai tempi, dico ai tempi perché è sempre un gioco del 2005, e con il volante, quello là, impressioni. Allora, su alcuni circuiti mi sono divertito, mi è piaciuto.
Mi è piaciuto, per esempio, questo qui di Nürburgring, ma non tanto il circuito ultimo che abbiamo fatto, quello dello scorso video, questo qui, delle super corse di Nürburgring, le gare mi sono piaciute molto in mezzo alla foresta, tutto quanto, lungo quel rettilineo, mi è piaciuto tantissimo. Altri circuiti belli, sinceramente, carini. Carini, carini, non, carini, Las Vegas, New York è anche carino quello là, forse perché sempre, ritorno a dire, è sempre un gioco del 2005 e la grafica è quella che è, perché se fosse stato un gioco un po' più graficamente spettacolare, allora forse un alto livello di impatto, forse, forse, non si sa, non si saprà mai quello là. Io logicamente i pui video su YouTube, sto cercando anche di pubblicarli su Fruit Lab, ma Fruit Lab me li limita a 720 pixel, invece su YouTube questo problema non ce l'ho. Io li converto in fase di editing a 1920x1080 a 30 frame per secondo, 60 non li faccio perché purtroppo li potrei fare, li potrei fare tranquillamente, li potrei fare anche in 2K, in 4K, solamente che però è sempre il mio notebook, perché io utilizzo un notebook, non dico, è leggermente obsoleto, un processore Intel i-Core 3, ho aumentato le RAM fino a 8 GB, perché era quello lì il massimo, si potevano espandere, io ho messo un SSD di 1 TB della Samsung. Quello là è si è velocizzato, si è velocizzato, però per video superiori anche la scheda grafica del notebook è quella integrata. Allora, poi, ecco qui perché io dico sempre, se volete aiutare, supportare questo canale e questi canali YouTube e Fruit Lab con una piccola donazione, sono ben accette. Se arriveranno le donazioni, poi prossimamente in futuro ci sarà l'acquisto di un PC performante, almeno per portare dei gameplay, oppure più che altro per l'editing video, perché giocare con il PC gli devi stare dietro, gli devi stare, almeno per come la penso io, Poi ci sono gli amanti delle console, gli amanti dei PC, io amo entrambi. Non faccio distinzione, amo entrambi, solamente che ci sono dei costi leggermente dislevellati, che col PC ci sono svariati costi di manutenzione, di upgrade, con il tempo, con l'uscita sempre di giochi più pesanti, io li chiamo giochi più pesanti, li chiamo invece che su console, fai la spesa una volta, fai la spesa e poi vai, giochi, quello là. E niente, poi se hai anche il PlayStation Store, lì il Pass, l'Xbox Game Pass, i giochi te li scarichi. Io per esempio non li scarico, li compro usati, i giochi, qualcuno raramente nuovo, che mi piace collezionarli, mi piace il fisico, non mi piace il digitale, mi piace più il fisico. Mi piace avere la custodia, toccarla, prendere il disco del gioco, metterlo dentro la console. Voilà. Ok, insomma, dai, per il momento terminiamo qui questo video. Io vi saluto, vi do l'appuntamento ai prossimi video che verranno. Tutto quanto, ci sono sempre grandi novità per questo autunno e inverno. Ci sarà in arrivo il campionato di MotoGP 2021, poi i vari WRC. E tra poco inizierò a pubblicare WRC 3. Forse quando sarà uscito questo video già saranno stati pubblicati i primi episodi di WRC 3. E quello mi sta veramente garbando, mi piace molto. Poi ci sarà WRC 5. Poi, come ho detto, altri svariati giochi, sempre anche le serie di Dragon Ball. Quello là, insomma, parecchia, parecchia roba in palla, in pentola, sta bollendo proprio la bolle, bolle, bolle. Quello là. Ok, io spero che questa serie di PGR3 e Gotham Racing 3 vi sia leggermente piaciuta. Vi sia leggermente piaciuto, non dico che vi ha entusiasmato, perché sinceramente non ha entusiasmato neanche me.
ma tolta qualche gara, quello là. Poi per il resto, carino. Io voto a giudizio e voto finale, gli do un bel 6, una sufficienza. Gli do una sufficienza, un 6, 6 e mezzo, dai, per essere buoni per quello là. E poi prossimamente, come ho già detto, porterò anche Project Gotham Racing 4, così vedremo le differenze tra il 3 e il 4, come è andato ad aggiornarsi il 4. Ok, amici, io vi saluto, vi do un bacione a tutti quanti, ci sentiamo e ci vediamo poi, spero, forse farò anche qualche video di live mentre gioco con il pad, così ho con il volante, mi mostrerò. Voilà. Ok, un bacione, un saluto, al prossimo video, ciao a tutti! What?